Salve care amiche e amici, finalmente dopo tanto tempo ci rincontriamo qui per una discussione su letteratura e cultura. Mi continuate a sollecitare dei video e io sono qua per prepararveli, soprattutto perché mi avete fatto alcune richieste, perché di questi tempi difficili, crisi dell'occupazione, mancanza di denaro, poche possibilità di uscire di casa, di svagarsi, di staccare dai problemi, molti di voi, cioè molti di quelli che mi hanno scritto, mi hanno chiesto delle letture di evasione per poter pensare ad altro ogni tanto, perché la politica delude, i cambiamenti che si sono promessi non ci sono, o perlomeno sono molto lenti perché si ingolfano tutti nella vecchia politica, e quindi questa mancanza di prospettive porta qualcuno a voler più che altro evadere, e quindi mi avete chiesto delle letture di evasione. Io per fortuna ce le ho e ve le presento. Come di consueto, ormai si è stabilito che ve le devo presentare come di crisma. Signore e signori, ecco a voi niente cocò di meno che letture di evasione. E stavolta non parte nell'immagine del libro, ma ve lo faccio di vedere direttamente io. Anzi, questa volta saranno due libri per un autore. Vi portate via due per uno. Adesso Imo va. Imo a catarci due libri. Vediamo se ci aiuteranno a evadere. Ta-tan! Papillon di Harry Charrier e Banco, che poi Harry Charrier sarebbe lui. Massicci, guarda, due tomi bene. Scrisse questi due libri di evasione Harry Charrier, e veramente di evasione si tratta. In pratica Papillon è la storia di un galeotto che evade a tappe forzate. Poi scappa, poi lo ripigliano, poi scappa, poi lo ripigliano, e alla fine riesce a scappare e non lo ripigliano più. Banco, le memorie di quando scappava lo ripigliavano, di quando scappava lo ripigliavano. Quindi lui non solo ha scritto un libro di evasione, ma anche ha scritto le memorie di una delle sue evasioni. Quindi ha evaso in un altro, ha evaso le sue evasioni, cioè ha trasceso le sue evasioni. In pratica non so se sono libri che ancora si possono trovare, perché questo Papillon fu stampato nell'anno 1974 da Arnoldo Mondadori editore. E quindi manco a pensare quanto è costato, perché forse non c'è il prezzo, però il titolo originale è del 69, di Robert Lafont, Arnaldo Mondadori editore 70, titolo dell'opera originale Papillon, poi stampato nel 70 e nel 74. Papillon. Quest'altro, Banco, il seguito dell'avventura di Papillon, che lui si ricorda, aggiunge dettagli, Harry Charrier fa nomi, costò all'epoca 3.500 lire. E fu stampato nel 74. Edizione Robert Lafont,
72, Arnaldo Mondadori editore 73, ristampato nel 74, la quinta edizione, si vendete molto. Titolo originale Papillon. Allora, vi leggo un poco dell'autore, come di prassi, perché nell'altro non c'è nulla da leggere, no? Nel maggio del 1969 usciva in Francia il libro di uno sconosciuto, un ex forzato soprannominato Papillon, un libro straordinario, la storia di un uomo che ha lottato con tutte le sue forze per sfuggire all'inferno dell'ergastolo, un libro che doveva diventare il best seller assoluto dell'editoria francese negli ultimi 50 anni. Oggi, a 3 anni di distanza, ecco Banco, il seguito dell'avventura di Papillon e insieme l'approfondimento del senso di una vita, perché questa esistenza presentava delle zone d'ombra, dei punti interrogativi. Da dove veniva Papillon? Chi era prima? Che cosa aveva fatto dopo? In Banco Papillon riprende a narrare e il suo nuovo racconto risponde alle domande lasciate in sospeso. È la storia turbolenta, impetuosa, dura, tenera, violenta di una vita incandescente. Avventure, successi, fallimenti, l'infanzia, la condanna, il primo libro. Charrier racconta, da gran narratore, la storia esaltante di un uomo che, uscito miserabile dall'ergastolo, a forza di amore, coraggio, astuzia e candore, si è ritrovato a Parigi autore famoso e personaggio mondiale. Henri Charrier nacque nel 1906 nell'Ardèche. Papillon, ossia farfalla, era il soprannome affibbiatogli in gioventù negli ambienti della malavita ed egli ostentava fieramente la farfalla simbolica che si era fatta tatuare sul torace tra un ritratto di donna e una testa di galeotto. Arrestato e condannato nel 1931, dopo le straordinarie evasioni narrate in Papillon, Charrier, ormai libero, proseguì la sua carriera avventurosa come cercatore d'oro e poi di petrolio. La pubblicazione di Papillon e del suo seguito Banco gli procureranno un'immensa fama internazionale. Charrier è morto a Madrid nel luglio del 1973. Niente. Spero che queste due opere, che narrano come mai si deve perdere la speranza, se le potete trovare, magari in biblioteche, librerie, cercate, vi diano la speranza in questi momenti duri, di buia angoscia, perché mai bisogna arrendersi. E queste opere sono più attuali della vendetta di Cagliostro, di quelle cose che del Monte Cristo, no? Questo è molto più attuale, molto più verace e molto più della strada, molto più... Io spero che potete trovare consolazione in queste due opere, Banco e Papillon di Henri Charrier. E questa è stata la rubrica letteraria di oggi, spero di non avervi deluso. E se potete mandarmi dei privati chiedendomi qualcosa in particolare che io vi possa parlare, perché se no non so ogni volta, anche di temi vari. Chiedetemi e vedrò se io posso fare un video su quello che voi mi chiedete, se è umanamente possibile e io me ne intendo. Moltissime grazie di seguirmi, siete già molti iscritti e soprattutto a quanto io ho calcolato il computo di ogni visione del video dovrebbero essere più di 6.000 le persone che mi hanno visto, o magari meno di 6.000, però 6.000 visioni, e si sta costantemente attualizzando. Quindi vi chiedo vi dico grazie di tutto il vostro appoggio. Io continuerò a stare qua per chiunque mi voglia vedere. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto nel canale, votate mi piace quando i video vi piacciono. Salve e alla prossima!